Bene, proviamo a vedere come viene definita oggi l'apocalittica. Questi sono i pareri di, potremmo dire, dei massimi apocalittici contemporanei. Allora c'è questo americano di origine tedesca, Koch, dice che con il termine apocalittica si intende un complesso di scritti o di idee che sono stati ricevuti dalla tradizione e che erano largamente diffusi nella diaspora giudaica e nei gruppuscoli protocristiani all'inizio della nostra era. Questa è una definizione molto ambigua e anche poco precisa, perché non è vero che sia solo nella nostra era, cioè da Gesù Cristo in poi, tra gruppi della diaspora ebraica e gruppuscoli cristiani. L'Apocalittica esiste anche nell'Antico Testamento, secondo secolo avanti Cristo, come vi dicevo, e quindi è una definizione non completa. Koch è un neotestamentarista, quindi a lui non interessano le cose dell'Antico, e fa male. Invece Ernst Käsemann dice che l'Apocalittica è la madre di qualsiasi teologia cristiana. È vero. Però non mi dai la definizione di che cos'è. Se vi rendete conto, la nostra impostazione cristiana è apocalittica. E mi spiego. Quando noi facciamo un sacrificio, per che cosa lo facciamo? C'è la mamma che si porta in grembo 9 mesi una creatura. Le ultime settimane sono un po' difficilotte. Lo fa per amore della creatura, ma se ha una certa spiritualità lo fa anche per amor di Dio, si dice, no? Assistiamo a un paziente ormai terminale, non c'è nessuna speranza. Perché lo fai? Sì, per amore del paziente. Ma anche lo fai per amor di Dio, perché nessuno ti dirà grazie. Il paziente muore, buonanotte al secchio. E quando fai certe scelte interiori di essere persona corretta, nessuno ti dirà bravo, perché lo fai. Capite che siamo, in maniera non esplicita, ma implicita, in maniera non chiara, ma comunque siamo legati ad una realtà futura. E questa realtà futura, chiamatela morte, chiamatela giudizio, chiamatelo paradiso, chiamatelo come vi pare, è una realtà futura spirituale che condiziona le nostre scelte di oggi. Questa è una vena apocalittica del nostro pensiero cristiano. Volete un'altra piccola vena apocalittica? Quando voi concepite il demonio, come lo concepite? Cucù. Un tizio coi corni, la codina a freccia, le zampette da capra, ma quando mai? Immaginatevi un bel giovanotto alto, capelli biondi, occhi celesti, 2 ali splendide, quello è Satana. Lucifero. In greco fosforo. Fos, luce, fero, portatore. Fosforos. Lucifero era il più bello degli angeli. Chiaro il concetto. Ora, il nostro modo, proprio la figura estetica del demonio ha origini apocalittiche. Dipingere il nemico sempre come un animale, un semi-animale. Non so se avete presente il Salmo 22. Mi hanno circondato tori di Basan. Ululano contro di me come cani. Sono i nemici del salmista. Li tratta prima come dei tori devastanti, poi come cani. Il nemico è sempre animalizzato. Nemico del cristiano chi è? Il demonio. Lo si animalizza. Questo è un criterio di tipo apocalittico. E noi non ce ne accorgiamo.
Bene, ecco perché Kessman dice che l'apocalittica è la madre di qualsiasi teologia cristiana. Ringgren, invece, il tedesco puro sangue, l'apocalittica è un complesso di speculazioni che indica spesso e volentieri in forma allegorica l'evolversi del mondo, rivelandone la fine. Sì, è abbastanza buona, ma lascia da parte troppe cose. E c'è un italiano che non è Marroncini, perché tu scrivi Marconcini, poi il computer corregge a modo suo. Ogni volta che scrivo lezionario, lui mi corregge legionario, perché lezionario non lo conosce. E così Marconcini me lo corregge in Marroncini, e Marconcini, linea 59, Marconcini. Dice che l'apocalittica è un movimento, quindi è fatto da diverse persone, non da tutto il tessuto sociale. Teologico-letterario, quindi un movimento di concetto, un gruppo di persone che la pensa in un certo modo, ma anche che scrive. Sviluppatosi in ambito giudaico-cristiano, noi non abbiamo l'apocalittica, per esempio, nel mondo mandaico. Nella religione mandea non c'è l'apocalittica. Nella religione pagana, di tipo greco-romano, non c'è l'apocalittica. Nella religione pagana, di tipo orientale, non c'è l'apocalittica. L'apocalittica è tipica del mondo giudaico, per mondo giudaico si intende il mondo ebreo post-esilico. Ed è tipico del mondo cristiano. Quindi in ambito giudaico-cristiano, tra il secolo II avanti Cristo e il secolo II dopo Cristo, circa, quindi 400 anni, 200 prima, 200 dopo. E i primi testi apocalittici sono di epoca seleucide, quindi siamo verso tra il 180 avanti Cristo e il 164 avanti Cristo. Poi mi chiederete perché c'è questa data così precisa. E la data della morte di Antioco IV Epifane. Invece si parla del secondo secolo dopo Cristo, perché ci sono alcune aggiunte all'Apocalisse, libro del Nuovo Testamento, che vengono fatte nel secondo secolo, cioè 105-110 circa dopo Cristo. L'Apocalisse è più o meno del 100, 95-100, e le ultime aggiunte sono state fatte una decina di anni dopo. Ecco perché si dice secondo secolo avanti, secondo secolo dopo, 400 anni orientativamente. Con l'intento, questo movimento letterario teologico ha l'intento di leggere negli eventi contemporanei, carichi di persecuzioni, dolori e afflizioni, i segni di una imminente sconfitta delle potenze del male. Chi sono le potenze del male? Tutto ciò che ci reca dolore. La malattia, l'angoscia della morte, l'incertezza del futuro, le persone che ci vogliono male, l'economia che non funziona, tutte queste sono potenze del male. Quindi quando si dice potenze del male, non demonizzate tutto. È tipico del mondo dell'Oriente demonizzare tutto, cioè tutto ha a capo un demonietto. Il raffreddore, in Oriente non si diceva raffreddore, si diceva il demonio del raffreddore. La broncopolmonite, l'artrosi, il demonio dell'artrosi. E c'era un demonietto che presiedeva a quella malattia. Facevi bancarotta, c'era il demonietto della bancarotta. Capite che tutto veniva attribuito a questo esserino malvagio che operava contro di te. È una forma mitica, non è una forma reale, perché molto spesso certe bancarotte sono date dalla testa vuota di chi gestisce la finanza. Prego. Quelli sono apocalittici di tipo escatologico.
capitolo 13, lo dicevamo prima, del Vangelo di Matteo e testi paralleli di Vangelo di Marco e testi paralleli di Matteo e di Luca. Dunque, nel presente si possono notare questi segni di un'imminente sconfitta delle potenze del male e di un vicinissimo instaurarsi del regno di Dio. E io mi sono permesso di aggiungere questa parte finale servendosi di un linguaggio e di una serie di precomprensioni proprie, attribuendo tale lettura a rivelazioni fatte da Dio a uomini famosi del passato. Vediamo se riesco a spiegarmi. E se io vi dicessi che le idi di marzo del 44 a.C., un gruppo di senatori guidati da Bruto e da Cassio, si avventano contro Giulio Cesare e lo ammazzano a forza di pugnalarlo, e Cesare cade proprio ai piedi della statua di Pompeo, suo acerrimo nemico che Cesare aveva sconfitto, voi capite che cosa sto dicendo. Ma se io vi dicessi, a un certo punto della linea della storia, un gruppo di individui della specie Homo sapiens sapiens, con indosso delle fibre vegetali, brandendo nell'estremità dell'arto destro superiore, un corpo tagliente e contundente, inseguono un altro individuo della stessa specie e immergono il corpo contundente nel corpo di questo individuo isolato, voi non capite niente. E sto dicendo la stessa cosa. Solo che nel primo caso io ho adoperato il linguaggio proprio della storia. Nel secondo caso, in maniera goffa, ho tentato di adoperare il linguaggio delle scienze naturali applicato alla storia. E noi non capiamo più. Il linguaggio è molto importante. Nell'apocalittica il linguaggio è fondamentale. Ecco perché vi scrivo, alla linea 59, servendosi di un linguaggio e di una serie di precomprensioni proprie. Cioè, nel mondo apocalittico si hanno alcuni punti fermi. Era una filosofia. Noi lo scopriremo oggi, quali sono questi punti, velocemente. Fondandosi sui quali riuscivano a creare questa lettura del presente, questo proiettarsi nel futuro, questo avere speranza e via discorrendo. Tenendo poi presente una piccola caratteristica, che non ci deve sfuggire, nessun libro apocalittico è attribuibile ad un autore sicuro, perché l'autore non ha mai messo il suo nome, ma di proposito poneva un nome falso, che era un grosso personaggio del passato. Ecco perché l'Apocalisse di Giovanni non è di Giovanni, proprio perché lo dice. Io Giovanni vidi, proprio perché lo dice, siamo sicuri che non è di Giovanni. Io Daniele non è di Daniele. E questi studi sono stati fatti sugli apocrifi apocalittici. Quindi, non so, l'Ascensione di Isaia è un libro rabbinico manipolato dai cristiani, non ispirato. L'Apocalisse di Adamo ed Eva, la stessa cosa. Le rivelazioni di Enoch, la stessa cosa. Su questi testi, oppure il libro dei veggenti o il libro dei sette saggi, che non ha niente a che fare con il sionismo, non sono i protocolli di Sion. Questi libri sono del primo secolo avanti Cristo, qualcuno è stato manipolato nel primo secolo dopo Cristo dai cristiani, e studiando questi libri ci si è accorti di questa caratteristica. E siccome l'Apocalisse, il libro di Daniele, appartengono a questa corrente filosofico-teologica, è chiaro che risentono della stessa identica matrice. Ecco perché nessuno dubita che il libro di Daniele non sia stato scritto da Daniele, siamo sicurissimi, è stato scritto da un tizio
che è vissuto sotto la persecuzione di Antioco IV Epifane, il quale pubblica il suo libro prima che Antioco IV morisse. Ecco perché siamo sicuri che la persecuzione inizia nel 168-169 avanti Cristo e finisce con la morte di Antioco, 164. Il libro di Daniele quando è stato scritto? Lì dentro? Perché? Il libro di Daniele parla delle persecuzioni, dicendo che era Nabucodonosor che le faceva, oppure Assuero e compagnia bella, ma di fatto sta parlando delle persecuzioni di Antioco, ma non ne conosce la morte. Non descrive la morte del tiranno che perseguita. Quindi questo ci sta a dire che il libro non è stato pubblicato dopo la morte di Antioco, perché altrimenti si sarebbe trovata l'argomentazione così Dio punisce i persecutori del gruppo dei fedeli. Invece non c'è. Il che vuol dire che il libro è stato pubblicato quando Antioco godeva ancora di buona salute, cioè prima del 164. Chiaro il concetto? Perché c'è il famoso problema dell'apocalittica che vi dicevo prima. L'apocalittica non disdegna il passato per capire il presente, ma apre l'altro 50% e va al futuro per capire il presente. Il passato è importante, ma non è l'unica cosa importante. Allora, il gioco era proprio questo. Questo libro ci viene dal passato, l'importanza della storia. Però, conoscendo il futuro, ci dà la chiave del presente. È un gioco tipico dell'Oriente. Cioè l'Oriente non è mai facile, sembra bambinesco. Quando noi lo avviciniamo sembra ingenuo, sembra robettina per bambini piccoli. È tremendo, è razzista. Perché l'autore scrive, e perdonatemi la battuta poco edificante, se ne frega altamente del lettore. Perché dice, se sei intelligente mi capisci, se non sei intelligente non capisci niente, questo è un problema tuo, non mio. Per questo motivo, quando noi leggiamo il testo, dobbiamo sempre tirar su le orecchie e renderci conto che il testo lo si legge a strati. Se siamo persone non preparate, leggeremo la polvere del testo, la superficie. Più siamo preparati, più penetriamo dentro il testo e comprendiamo ciò che l'autore voleva dire. Non preoccupatevi, perché ci sono testi che nonostante siano 25 anni che io insegno all'università, sono testi che neanch'io capisco. Cioè li leggo anch'io in superficie perché dicono, eppure noi ci informiamo, ci telefoniamo, in Germania, in America, loro telefonano in Italia, sentiamo i nostri colleghi francesi, spagnoli. Oh, ci sono testi che sono resistenti. Non si riesce. Cioè comprendiamo che la nostra comprensione è limitata, ci accorgiamo che il testo potrebbe dire di più, ma non abbiamo la chiave per andare oltre. Vi faccio un piccolo esempio. Nel capitolo 5 del libro della Genesi abbiamo la prima grande lista di patriarchi prediluviani, con dei numeri di anni di esistenza che sono spaventosi. Matusalemme, 969 anni. Quello che è morto più giovane è morto a 365 anni. Proprio il baby della compagnia. Perché tutti quanti oscillano fra i 700 e gli 800. Che cosa si nasconde dietro a questi numeri? Perché i dati paleontologici ci dicono che la mortalità media era sui 30-35 anni per le classi subalterne, 10 anni di più circa per le classi dominanti, nobili, principi, sacerdoti, grossi borghesi. Per il contadino, il pastore, che ne so, il ciabattino,
35 anni di media. Questi sono i dati che noi possiamo elaborare dagli elementi fornitici e dai testi cuneiformi e dai testi biblici, soprattutto primo e secondo libro dei Re. Come mai età così grandi? Cosa si nasconde dietro? C'è qualche cosa. Perché gli antichi possedevano quello che noi chiamiamo una scienza, la gematria, cioè dire concetti con i numeri. Non dare quantità con i numeri, ma dire concetti. Ne scopriremo alcuni qui. Ci manca la chiave. Quindi sappiamo che c'è, non riusciamo a penetrare questo scrigno. Bene, noi ci occuperemo quest'anno solo dell'aspetto veterotestamentario dell'Apocalittica. Ho dato un errore, un comando sbagliato al computer e lui mi ha rinumerato cominciando sempre dall'inizio, pazienza. Allora, il quadro storico, proviamo a vederlo brevemente. E in 10 minuti, anche meno, facciamo tutto. Alessandro Magno conquista la Palestina nel 332. Se dite 333 nessuno ve lo contesta, sono 33 ed è facile da memorizzare. Per essere esatti siamo nel 332, ma ripeto, nessun problema. Diciamo che per 130 anni circa la Palestina è stato il campo di battaglia fra l'Egitto, potenza del sud, e la Siria, la Siria, non l'apostrofato a Siria, la Siria di Damasco, potenza del nord. Anche allora c'erano i muri di Berlino, solo che chi si trovava in mezzo faceva le spese. E in mezzo si trovava la Palestina e il Libano. Diciamo che per 130 anni la Palestina è stata più sotto l'Egitto che non il regno di Damasco. Mentre con il 200 c'è un passaggio di consegne. Damasco vince Tolomeo V, lo sbaraglia la battaglia di Panio e si prende come preda di guerra la Palestina. Questo viene fatto da un certo signore chiamato Antioco III. Questo Antioco III, re di Damasco, discendente ovviamente da Seleuco Nicatore, generale di Alessandro Magno, espande la sua potenza anche nell'odierna Turchia, allora chiamata Asia Minore. Roma non vede di buon grado queste mire espansionistiche di Antioco III, il quale, conquistata la Turchia, intende passare lo stretto del Bosforo e invadere la Grecia dall'Oriente, cioè da Est, passare sopra la Grecia e prendere la Macedonia. Che cosa sarebbe successo? Si sarebbe mangiato la Grecia dopo in un boccone, perché l'ha circondata, vi rendete conto? Cioè il lavoro è partire dalla vostra destra, salire, prendere l'estrema sinistra e poi mangiarsi tutto quello che c'era in mezzo. Roma lo blocca, prima lo vince le Termopili, già sede di una grande battaglia del mondo greco, a Magnesia, e con il trattato di Apamea lo distrugge. Lo distrugge perché lo infonia in una montagna di debiti. Cioè Roma dice, tu hai fatto quello che hai voluto, hai addirittura ospitato Annibale senza consegnarcelo, hai le mire espansionistiche, noi ti abbiamo bastonato, adesso se vuoi rimanere re devi pagare un tributo altissimo, se no vai fuori dai piedi. E Antioco III, classico orientale, pianta il chiodo e dice, no, io resto re, io e la mia discendenza, ti paghiamo tutto quello che vuoi. Sì, questo non è stata una scelta positiva perché lo ha indebitato all'inverosimile.
Per cui lui, che inizialmente era molto magnanimo verso i suoi sudditi, ebrei compresi, comincia a diventare tiranno, perché ha bisogno di soldi. Il suo successore, Seleuco IV, è una persona senza spina dorsale, ma comunque lui ritira praticamente le sue truppe da tutte le zone conquistate e muore senza aver risolto il problema dei debiti con Roma. Antioco IV è l'altro figlio di Antioco III, è mandato a Roma come ostaggio. Una volta che Seleuco IV muore, Antioco IV viene liberato e viene fatto re di Damasco, il quale è definito rapinatore di tesori. Cosa ha fatto lui? Una cosa molto semplice. Quando si è accorto che il suo regno stava per spapolarsi, instaura una politica centripeta, cioè una politica che allacci tutti i popoli sudditi alla capitale Damasco. Per fare questo ha messo in opera un progetto che poi tutti quanti i grandi dittatori lo sposeranno. Ha imposto un'unica lingua a tutti, ha imposto un'unica moneta a tutti e ha imposto un'unica religione a tutti. Provate ad osservare cosa fa Carlo Magno, provate ad osservare cosa fanno le grandi dittature. Fascismo, nazismo, comunismo. Unica lingua, unica moneta, unica ideologia. Immaginatevi, per i popoli pagani, accogliere le divinità degli altri popoli non faceva nessun problema. 10 più, 10 meno. Divinità, 10 divinità in più, 10 divinità in meno. Nei templi c'era spazio per tutti. Però per il mondo ebraico andare a toccare l'unicità di Dio voleva dire toccare l'identità ebraica. E qui nasce un'esplosione di odio tremendo. Prima però che succeda questo, Antioco IV aveva cominciato non solo a richiedere delle tasse tremende, ma anche a rapinare i tesori di vari templi. Siamo alla linea 9 e lì abbiamo la descrizione nel secondo libro, nel primo libro di Maccabei, capitolo 1, versetto 17-28, un episodio di questo tipo di rapine che venivano perpetrate da Antioco. Quando il regno fu consolidato in mano di Antioco, egli volle conquistare l'Egitto per dominare due regni. Entrò nell'Egitto con un esercito imponente, con carri ed elefanti, con la cavalleria e una grande flotta, e venne a battaglia con Tolomeo, re di Egitto. Tolomeo fu travolto davanti a lui e dovette fuggire, e molti caddero colpiti a morte. Spugnarono le fortezze dell'Egitto e Antioco saccheggiò il paese d'Egitto. Immaginarsi con il bisogno di denaro che aveva. Ritornò quindi Antioco, dopo aver sconfitto l'Egitto, nell'anno 143 del calendario Seleucide. Questo 143 era il 143esimo anno della fondazione della dinastia Seleucide, cioè dopo il 322 circa. Si diresse contro Israele e mosse contro Gerusalemme con forze ingenti. Entrò con arroganza nel santuario e ne asportò l'altare d'oro e il candelabro dei lumi con tutti i suoi arredi. La menorah, calendario con le sette braccia. E la tavola dell'offerta e i vasi per le libazioni, le coppe, gli incensieri d'oro, il velo, le corone, i fregi d'oro della facciata del tempio e lo sguarnì tutto. Si impadronì dell'argento e dell'oro e di ogni oggetto pregiato e asportò i tesori nascosti che riuscì a trovare. Quindi raccolto ogni cosa e fece ritorno nella sua regione. Fece anche molte stragi e parlò con grande arroganza. Allora vi fu lutto grande per gli israeliti in ogni loro regione, gemettero i capi e gli anziani, le vergini e i giovani, persero vigore e la bellezza delle donne svanì. Ogni sposo levò il suo lamento e la sposa nel talamo fu in lutto. Tremò la terra per i suoi abitanti e tutta la casa di Giacobbe si vestì di vergogna. Questo è il quadro
in cui Antioco IV regna.